il REM visto con gli occhi di Nadia Blasso? Allora, questo quadro si intitola Sogno ed è stato realizzato molti anni fa, io ero molto giovane. Consiste in un sogno e in una realtà di dormiveglia, quindi non è un sogno vero e proprio profondo, ma un sogno leggero. Gli occhi che si vedono sullo sfondo sono praticamente miei, anche se sono leggermente ingranditi e modificati, però insomma sono gli occhi della pittrice che sogna e che pensa. E tutte le immagini che si vedono qui avanti galleggiano e formano un ovale. Sono praticamente la ripercussione di quello che uno ha pensato durante la giornata o in una vita intera, perché noi vediamo per esempio che ci sono delle immagini che sono gioiose, l'esempio della vita che pulsa, e vediamo delle immagini invece più in basso che fanno vedere anche dei momenti di tristezza, dei momenti di sgomento, dei momenti in cui bisogna essere più forti. Qui per esempio abbiamo un agglomerato dove si vede comunque un incontro di persone, ma potrebbe essere anche l'incontro della propria mente con se stessa. E qui invece abbiamo un momento di scontro, per esempio vediamo le figure che si urtano e quindi sono anche dilemmi, dubbi che ci tormentano a volte nel corso della vita o nel corso di una giornata quando è un po' faticosa. Quindi c'è il movimento costante, comunque, il movimento costante, la voglia sempre di superare le difficoltà, perché questa è la base di ogni ricerca, secondo me, di ogni ricerca individuale, superare le difficoltà e superare ciò che ci fa paura. Vediamo che questa folla di fantasmini che sono bianchi galleggia su una nebbia che in alcuni tratti è fitta e in altri si dirada dando spazio all'azzurro, quindi diciamo che apre a una speranza in un futuro migliore, in un momento più facile, più vivibile, ed è la speranza che tutti quanti abbiamo, cioè di vivere al meglio, di superare ogni problema, come ho detto prima. Qui abbiamo anche delle figure un po' particolari, per esempio delle gambe che ritornano a essere gambe e quindi un'immagine allo specchio, un'immagine particolare. Qualcuno mi ha anche detto che c'è un richiamo al Vesuvio, addirittura per queste chiome che ricordano un pochino la nostra radice napoletana, la mia radice napoletana, ecco. Sì, forse ce l'ho sempre avuto dentro di me, anzi sicuramente. E quindi diciamo che appunto questo bianco che spicca sul colore scuro, contrasta, è un segno comunque di speranza, è un segno di forza, cioè la nostra forza interiore supera comunque qualsiasi ostacolo e qualsiasi difficoltà. È un bel sogno. Sembrerebbe quasi una Napoli dormiente, invece una Napoli sveglia, ce lo spiega Nadia. Allora, qui abbiamo due quadri che trattano comunque sempre sul tema del Vesuvio. Sono due quadri che contrastano tra loro sia nel colore che nel significato. Qui abbiamo Dormi Dormi, che è il titolo di questo quadro. È un Vesuvio che dorme, quindi tranquillo, ma pur sempre attivo, cioè non si parla mai di un vulcano spento, ma di un vulcano comunque attivo. E questo si può vedere, io l'ho precisato, attraverso il rosso che traspare dalle ciglia. Quindi queste ciglia sono chiuse, però a coprire gli occhi di un Vesuvio che dorme, ma comunque sempre attivo. Qui abbiamo un ricciolo molto simpatico, quasi affascinante, che sta un pochino a riecheggiare il Castel dell'Ovo. E qui il nostro golfo, il golfo di Napoli. In questa cornice quasi di riccioli rosa, azzurri, a formare, a descrivere un volto comunque gentile, come gentile Napoli, perché Napoli comunque è una città armoniosa, è sempre meravigliosa. Allora, Vesuvio Art, il titolo di questo quadro dà inizio a tutta una serie di quadri che io ho realizzato, ideato sul Vesuvio.
essendo napoletana, lo ribadisco sempre, sento molto le mie origini, sento molto la mia terra e amo il Vesuvio. E lo vedo sempre come un'immagine di un vulcano quasi protettivo. Protettivo, è proprio il contrario di quello che è stato in passato, ma insomma, per me è così, almeno nella visione pittorica, diciamo. Qui è un Vesuvio accesissimo, caldissimo, e forma praticamente due labbra. Queste due labbra fumano una pipa molto originale, molto particolare, che è il Castel dell'Ovo. Qui abbiamo anche un riferimento a un volto, quindi il Vesuvio è donna, perché si vede comunque l'inizio di un volto, le narici, un nasino, e questi capelli, che in realtà potrebbero essere anche meteore nell'aria, meteore di fuoco, scintille, in questo spazio poi rosso e blu, molto molto acceso, molto molto intenso, ma sempre comunque con una visione ardente, passionale, ma non aggressiva, mai aggressiva. In questo punto si intravede quasi un riflesso di fuoco, con questi bagliori, con questo effetto un pochino veramente di fuoco ardente. Il Vesuvio è così, ci prende, ci affascina e ci rende passionali. E questa è la nostra natura. Una esercitazione scolastica del 1987 tratta da una foto pubblicata in una nota rivista. Quest'opera è stata rivisitata da Nadia. Esatto, allora questo quadro che io ho intitolato Maschere smascherate non è San Marco, è presa appunto da questa illustrazione che io trovai all'epoca in cui frequentavo ancora l'Istituto Palizzi e la utilizzai per questa esercitazione scolastica, un vero e proprio compito scolastico che mi è valso anche un buon risultato finale. È chiaro che già da allora io interpretavo alla mia maniera i dipinti, quindi anche in questa esercitazione la copia non è una vera copia spiccicata, perché non sarebbe stato neanche tanto artistico. Infatti noi vediamo sullo sfondo un edificio di fantasia, decisamente fantastico, molto sfumato, senza una connotazione particolare, non rimanda a nessun edificio, quindi ho precisato nel titolo, nel sottotitolo, non è San Marco, è una piazza immaginaria. Vediamo che ci sono dei pierrot, e in modo particolare ci tengo a dire che nel pierrot in primo piano io mi sono ispirata al volto di mia sorella, Elida, perché più di una volta ho dipinto mia sorella, ho ritratto mia sorella, che ha un viso veramente che somiglia un po' alle porcellane di Capodimonte. E quindi mi è piaciuto di inserirla in questo contesto molto sognante, molto delicato. E tra l'altro mia sorella è anche una cantante, quindi abituata anche alle luci dei riflettori, e ha un viso che si presta anche al ritratto. E diciamo che sì, è un quadro a cui sono molto legata emotivamente e con affetto, perché segna un po' un passaggio dalla fase della scuola a quella poi della vera attività di professionista e di pittrice. Napoli vista dal metro. Allora, questo quadro rappresenta la metropolitana di Piazza Vanvitelli a Napoli. Io l'ho realizzato nel contesto della estemporanea che si tiene ogni anno al Vomero, Arte in Collina. Questa è la seconda edizione e io ho partecipato molto felicemente a entrambe. Ho pensato di proporre qualcosa di nuovo, di diverso rispetto a quello che in genere si vede riguardo al Vomero, perché rappresentare il Vomero significa quasi sempre o un panorama, o un viale alberato, o il mercatino di Antignano, o qualche palazzo, tutti bellissimi esempi del Vomero, però a me attirava qualcosa di diverso, qualcosa di più
moderno, qualcosa di più tecnologico, che ci avvicinasse anche all'Europa. Queste luci, questi riflessi, questo richiamo dal respiro veramente europeo e mondiale. Noi abbiamo comunque delle metropolitane che sono opere d'arte, quindi valorizzare il lavoro di questi architetti e degli artisti che hanno lavorato mi sembrava giusto e doveroso. E poi chiaramente ho anche personalizzato un po' alla mia maniera, perché ecco, questa bellissima opera che si vede, mancano i famosi numerini che sono identificativi dell'opera. Io ho preferito non farli per un fatto tecnico. Mi piaceva che ci fosse questa scia, questo vortice luminoso che dà un po' l'idea anche della volta stellare, della volta luminosa. E poi ci ho messo le persone sulla scala mobile che danno l'idea di quello che è veramente la scala mobile della metropolitana e il percorso che facciamo tutti i giorni in questa città così piena di traffico, ma sempre bellissima. Sembra una stampa, ma non lo è, c'è la sorpresa. Questo è un ritratto di una modella che io ho realizzato con la tecnica del pastello. Io sono molto appassionata di ritratti e soprattutto di disegno. Infatti anche sulla mia pagina diciamo che io definisco Nadia Basso pittrice e disegnatrice, ma forse prima disegnatrice, perché bisogna avere comunque una buona padronanza della matita e quindi del disegno. E poi una volta realizzato il disegno nei tratti essenziali, lavorare molto ma molto con le sfumature, sia con la matita che con i pastelli, creare una forma che abbia una profondità, quindi dei volumi. In questo caso questo è veramente un esempio notevole perché si può vedere che c'è tutta una serie di sfumature che vanno dal rosa al giallo, al marroncino, al nero, e si vedono anche dei particolari importanti che mettono in risalto l'immagine come se fosse veramente una stampa. Partiamo dallo sfondo, per esempio. Lo sfondo è realizzato con un marrone, un rosso, un misto di colori che creano striature che si avvicinano un po' all'effetto legno. Qui si può vedere come un effetto legno proprio con le sue venature particolari. Poi vabbè, c'è anche molto definito l'occhio con la luce sull'iride, la bocca con la luce sul riflesso perlato, del rossetto, e poi anche le mani, ecco, hanno molta importanza. Le mani sono un particolare importante che non va diciamo, trattato con semplicità. Diciamo che io poi trovo anche particolarmente bello soffermarmi su queste cose, e i ritratti personalmente, quanto più sembrano difficili, più mi piacciono e più mi appassionano. La ricerca è proprio questa, trovare sempre qualcosa che attiri, al di là della bellezza, perché poi la bellezza non è un fatto diciamo, a sé stante, è qualcosa che noi avvertiamo come nostra, può piacere o non piacere. Quindi ecco, questo è un viso oggettivamente bello, però bisogna anche saperlo rendere interessante, perché un viso che sia soltanto bello non comunica nulla. Quindi creare un interesse con la personalità e quindi con i colori. Direi anche che notiamo un certo francesismo dato dal nasino e anche dal basco. Esatto, sì, una bella modella.